Dopo la fatica di questi giorni, finalmente la Pitu, un faggio di oltre 20 metri di altezza, e la Rocca, un abete di circa 10, si sono incontrati preceduti dal corteo di circa 30 porfiche nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II di Rotonda, accolti da una folla di fedeli provenienti da tutta la Basilicata, dalle vicine Puglia e Calabria, per questo matrimonio arboreo dove l'uomo e la natura diventano una cosa sola in onore di Sant'Antonio da Padova, patrono del borgo. Rotonda arriva al culmine in questi 5 giorni, dove poi si respira un forte senso di unità e di comunità. Una festa che custodiamo gelosamente, soprattutto grazie alla presenza di tanti ragazzi siamo convinti che è una festa che sarà tramandata per sempre. Sul palco il sindaco di Rotonda, Rocco Bruno, con tutta l'amministrazione comunale, i primi cittadini dei comuni vicini, Don Gianni Forte, ed ancora le forze dell'ordine con i carabinieri, i colleghi forestali, i caporali di Pitu e Rocca. Diciamo che questo cammino è anche un po' un cammino spirituale. È un cammino spirituale, io mi piace vederlo soprattutto come un cammino spirituale. E sono i gesti che i nonni tramandano ai loro nipoti e che i padri tramandano ai loro figli. Un'ovazione ha accolto il momento in cui la Pitu di circa 30 tonnellate è stata girata a mano dai rotondesi sotto la guida sapiente di Carlo Greco, che da vice è diventato caporale dopo che per 35 anni lo è stato Nicola Forte, grande esempio per tutta Rotonda che in questi anni ha incarnato bene lo spirito e l'essenza di questa festa. La Pitu con sopra il caporale è stata portata a spalla da tutti i personaggi che in questi giorni hanno lavorato senza sosta, sfidando anche il tempo, che non è stato clemente, che di certo non li ha fermati. Mentre la Rocca portata in chiesa è arrivata fino all'effigie del santo, gesti e movenze che si ripetono nel tempo in onore del santo protettore Antonio da Padova. Diciamo che è una festa che secondo me non deve mai morire, portarsi avanti le tradizioni che ci hanno trasmessi i genitori, i zii e i nostri nonni. Da Zurigo direttamente a Rotonda. È fantastica perché si vivono tutte le emozioni, si capisce la tradizione di questa festa e si incontra tantissima gente che è arrivata da fuori per vedere questa occasione, questo evento. Adesso si aspetta soltanto la consacrazione da parte dell'UNESCO. Sicuramente il fatto che sia riconosciuta anche dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, e speriamo che questo avvenga prestissimo, è una cosa molto importante, che è anche una bella vetrina poi per la nostra comunità. Ma anche la regione Basilicata, nella persona proprio del dottor Nicoletti, ha investito tanto nella promozione dei riti arborei della Basilicata, che sono 9, che segnano proprio l'interesse anche della regione e dell'ABT regionale di una vicinanza alle nostre comunità che noi apprezziamo veramente tanto. Oggi ultimo atto, l'innesto della Rocca alla Pitu e successivo innalzamento senza mezzi meccanici dinanzi alla casa comunale, dove rimarrà fino al prossimo anno. Poi che il primo sabato poi di maggio verrà, ovviamente dell'anno prossimo, verrà recisa. Una festa comunque che è andata comunque come previsto, rispettato le previsioni. Peccato, diciamo, per la giornata del 12 giugno, che è la nostra giornata clou, perché il rito arboreo, che è stato poi preceduto da circa 30 porfiche che aprono il corteo arboreo e lo rendono ancora più colorato e maestoso, e la pioggia purtroppo ha un po' rovinato i piani, però l'importante è che tutto sia andato liscio, anche perché si tratta sempre di operazioni molto delicate e complesse, e quindi il rischio della pioggia poteva rendere tutto un po' pericoloso. Però fortunatamente il rito è andato bene, c'è stata anche una importante presenza di turisti che ormai vengono qui per vivere questo rito, che per Rotonda rappresenta il massimo, il culmine della nostra esistenza e del nostro anno solare, tant'è vero che già da domani ogni rotondese inizierà a pensare alla festa dell'anno prossimo. Quindi un bilancio certamente positivo, una festa che viene nuovamente rinnovata e che siamo sicuri che verrà tramandata di anno in anno.